L'appuntamento è a poche centinaia di metri dal bunker di Camorino, proibito filmarlo. Siamo venuti a incontrare i profughi, attualmente una ventina, provenienti da diverse nazioni che sono costretti a vivere sottoterra. Con noi c'è anche l'avvocata che li assiste e un interprete. Già colpiti da un definitivo decreto di espulsione, sono bloccati in Ticino, non possono essere rimpatriati nemmeno con la forza, perché manca l'accordo con i loro paesi, governati da dittature o in guerra. Possono uscire, ma non allontanarsi dall'area di Camorino. Tra di loro c'è chi nel bunker si trova da molto tempo, in condizioni precarie, per non dire disumane. Come mostrano le immagini riprese da un rifugiato che ha ormai lasciato il bunker, non ci sono finestre né luce naturale. Il ricambio d'aria è insufficiente, gli spazi sono ristretti, sui muri c'è la muffa e dagli impianti sanitari esce acqua giallognola. Nel resto della Svizzera tutti i bunker che ospitavano profughi sono stati chiusi, non in Ticino, che sostiene di non avere altro dove sistemarli. Questa è la loro storia, la loro testimonianza, la loro voce inascoltata. Tu in che anno sei arrivato in Svizzera? Agosto 2014. E quando sei entrato nel bunker? Prima volta 2015. Prima volta 2015. In totale quanti anni, da quanti anni vive qui? Campsenia Tesconi del bunker. Tre anni quasi. Tre anni. Prima. Tre anni. Una volta cinque mesi, seconda volta. Cinque mesi, seconda volta. Seconda volta magari sei mesi quasi. Adesso è due anni. Da quanti anni fisso qui? Due anni. Adesso sì, quando è uscito da prigione, dopo sono arrivato di qui due anni. Due anni? Sì, 2000, esce da prigione, aprile, fino adesso del bunker. Io 2015 gennaio sono arrivato a Svizzera e 2015 fino al 2019 ho già fatto scuola, già fatto anche lavoro e... fatto bene, ho fatto lavoro e ho fatto per due anni. Hai lavorato? Apprendistato. Apprendistato, sì. Cosa facevi? Agricoltura. In agricoltura. Un anno ho già fatto stagilingua, due anni ho già imparato di lavoro, ho imparato di a scuola di Milanzana Mendiariso e finito. 2019 ho finito questo, dopo arriva negativo. Dopo arriva polizia e portato di realtà, in prigione, di quarantena, un anno, fino al 2020. Un anno in prigione? Sì, un anno, quarantena, non ho prigione, quarantena. La quarantena? Non guardo sole, non guardo di aria, piccola quella cella, bagno e letto. Un anno sono qui io, quarantena. Mentre io, qui? Bunker due anni. Io c'è tutte le prove qua. Questa del mio avvocato, questa a 2014, a Bunker Camorino di Croce Rossa, quanto è arrivato qui, capito? E cosa parla? C'è una lavita di non va bene, una lavita merda, sottoterra come cimitero, la gente è morta. Nel posto vado Lugano, io lascio Camorino, condanni un anno per Camorino. Devi stare qui a Camorino. Solo Camorino. Va fuori, solo GBA, stazione, io ho preso 60 giorni soggiorno in regal, carcere, capito? E stress perché per la... Perché sei uscito dall'area? Mia famiglia è in Svizzera, non c'è famiglia in Eritrea. Non c'è più famiglia in Eritrea? Sì, sì. Ma tu hai i documenti? Documenti di chi? Per andare, per rientrare nel paese. No, non c'è più. Non c'è più. Dove sono i tuoi documenti? Adesso non c'è, torna tutto non c'è, bloccato. E tu eri arrivato nell'agosto 2020? Sì, a bunker. Subito? Sì, subito. Direttamente? Sì, prima ero qui in Svizzera, dopo mi hanno dato un negativo, dopo sono andato fuori. Dopo mi hanno portato di nuovo qua, quando sono andato a migrazione mi hanno portato subito lì a bunker. Quindi permessi negati, sì. E subito dentro al bunker. Sì. A Kitna
sicuro no. All'inizio, quando ho ricevuto la respinta dalla richiesta dell'asilo, mi hanno detto che dovete lasciare in Svizzera, devi andare via dalla Svizzera. Io sono andato in Germania. Dopo un anno che in Germania lavoravo, avevo il permesso, avevo tutto, non avevo nessun problema di lavorare, di vivere, e dopo un anno mi hanno portato di nuovo qua per la situazione del Dublino e la legge del Dublino. Gli accordi di Dublino. Sì. Dopo che sono tornato qua sono rimasto 6 mesi nel bunker perché che avevo il negativo e ho lasciato Svizzera, sono andato in prigione per un anno intero. Dopo che è finito un anno di prigione, da quel momento sono qua a fare niente. Perché, diciamo, volendo la Svizzera non può espellere queste persone? Allora, le persone che non possono essere espulse è perché non ci sono accordi con i paesi d'origine per fare i rimpatri forzati. Nel senso, ad esempio, con l'Eritrea sono stati fatti degli accordi per cui le persone che sono venute qua per la diserzione, perché non volevano fare il servizio militare, il governo eritreo ha detto al governo svizzero che non avrebbero subito conseguenze se fossero tornati volontariamente, però i rimpatri forzati non li accettano e quindi, siccome loro giustamente non vogliono tornare, come hanno detto, in un paese che comunque è un paese dittatoriale, la Svizzera non può fare i rimpatri forzati, non avendo nessun tipo di permesso perché non è stata accolta la domanda d'asilo e non potendo essere rimpatriati, non volendo tornarci volontariamente, rimangono in questo limbo dove però, come ho sentito dire da alcuni di loro, non ci sono prospettive di vita. Perché tu sei fuggito dal Kurdistan iracheno? La mia situazione è politica, se non è politica non scappavo, rimanevo come tutti gli altri. Non c'è libertà, non c'è libertà nel nostro paese, non possiamo fare niente per quello che arriviamo qui. Adesso non possiamo tornare, io non voglio tornare nel mio paese, voglio stare qui. Lui. Ecco, ma perché non può tornare nel suo paese? Se è politica. Per politica che non vuole tornare, se torno lì o vado a morire in prigione o morire. Non posso tornare a Marocco, sono io politica contro la re di Marocco, sono col nome Khattab, contro il re di Alawiya di Marocco, a mio padre di Kassiyahu Felestin. Sono padre israeliano, madre musulmana, io sono musulmano, per vivito Marocco. Arrivato qui per mio padre. Non è arrivato qui per domanda asilo politico così. Al mio padre li portami per domanda asilo politico. Tu vieni dall'Eritrea? Da che zone? Come? Quale parte dell'Eritrea? Centro Eritrea, vicino a Smora. E qual è la situazione oggi? È brutta. Perché? Perché non c'è libertà, ma è i militari anche per sempre, non finisce il militare per sempre. È molto lungo? Molto lungo, sì. Quando ho finito scuola, dopo ho scappato dal mio paese. Finito scuola, liceo? Sì. Ho capito. Come mai la Svizzera non riesce a buttarti fuori, cioè a fare l'espulsione tua? Il mio pronto è prima qui. Ma i documenti dove sono? Qui in Svizzera. Ce l'hanno tutti loro? Sì, sì. Quindi tu sei ancora in attesa oppure hai deciso che devi andartene? Mi hanno deciso di andare via. Però non riescono a mandarti via? Sì. Perché? Perché non riesco a capire anche io. Perché non mi hanno lasciato di andare in altro paese, non posso tornare al mio paese, qui non posso vivere, è chiuso tutto. Come mai non puoi tornare al tuo paese? Ma non voglio tornare, perché sono arrivato qui se voglio tornare al mio paese? Ho pagato mia vita per arrivare qua. Adesso io mangio questa terapia, rischio di morire questa, della stress, della dolore, contro droghe, contro alcol, contro tutti. La dottoressa mi dà dormicom, ma non ricordo cosa fare, sono stato molto male. Capito? Cioè tu devi usare questi psicofarmaci? Importante, sono? Sì, importante per me. Siamo d'accordo, per questa bunker io mangio questa terapia, capito? Certo. Non posso finire la mia vita così.
Purtroppo vengono dati molti farmaci psicoattivi, proprio perché un po' perché appunto hanno uno stress psicologico tutti quanti e un po' perché hanno difficoltà a dormire la notte, sia perché c'è proprio la difficoltà a respirare, vengono i mal di testa, sia perché comunque c'è anche la tensione nel rimanere in un posto dove non ci si sente sicuri. Troppo brutta, sono stato di 2 anni, troppo brutta, e dentro alla notte non dormo mai. Perché? Perché c'è caldo, quando arriva caldo qui, summer, estate. Troppo, sì, troppo caldo. 45 gradi dentro. D'estate? Sì, adesso quando come questo freddo, troppo freddo, anche meno sotto, troppo, alla notte non dormo mai, troppo caldo, troppo freddo adesso. Non c'è scaldamento, non c'è aria bene. Aria condizionata. Aria arriva con tubo. E noi non siamo animali, noi non siamo criminali, noi siamo asilo politico. Io di Biasco ho cercato, perché sottoterra io non stare troppo stress, vado di Biasco a cercare lavoro. E hai trovato lavoro? 4 volte ho già fatto contratto, mandato e certificato di zona di immigrazione. Okay. 4 volte lui ha cancellato il mio contratto. Scusa, per capire, tu avevi trovato 4 possibilità di lavoro, però subito poi ti hanno detto no, non puoi lavorare. Sì. E non ti hanno dato la spiegazione, se non che sei straniero e devi andartene. Sì, sì, di quello di Maria ha detto così. Di Maria. Sì, vai via. Io dove vai? Io sono Ticino, io c'è certificato per lavoro, dove vai? Vai al tuo paese, vai. Io non posso andare al mio paese, ha detto. Lui non risponde. Io voglio, come una persona è normale, io vado e cercare un affitto e cercare lavoro, cioè, e paga il mio affitto e posso, io Giovanni, voglio lavorare, voglio cambiare la mia vita, e così io voglio. La vita in un bunker è troppo stressante, perché io non voglio stare lì, come morire. Io non ho niente qui, non cerco il mio futuro, ma non c'è, e questo, una persona deve cercare il suo futuro, però noi non abbiamo futuro, niente, siamo giovani, ma niente, se cerchiamo il nostro futuro non c'è niente. Hanno parlato sorga perché tutto c'è wasakh, yani الناس ما فيش تعاون, كل شيء وسخ, ما في حسب يقول لك كورونا والناس قاعده مع بعض محل ضيق. Ti ha mandato, ci sono anche foto che è girato, avete voi visto che sono foto che sono girate, c'è la muffa, c'è sporco, c'è rotto. واكبر كذبه اقول له شفت السكرتات لما تجي تسال عن اي شيء يقول لك كانتون كانتون الكانتون ما بيعرف عننا اي شيء. Qualsiasi cosa chiediamo al sicuritini, quelle sicurità che lavorano là dicono che non c'entriamo niente, dovete risolvere col cantone, che il cantone c'entra. Hanno dei rapporti un po' con qualcuno, con dei civili, con della gente qui attorno a Camorino? No. No, non conoscono nessuno, non hanno diritto di neanche uscire dal Camorino. E anche con le persone difficili, degli incontri con delle persone di Camorino, gli abitanti. Dagli abitanti diceva che non conoscevano nessuno, che non conoscevano tra di loro, sì. Mai pensato che in Svizzera c'è come questa vita, in bunker o sottoterra. Adesso, in questo momento, cerco il mio futuro, ma non c'è. È questo che mi è più pesante per me. Quindi quando tu ti alzi il mattino non hai nessun progetto, non hai un minimo di idea? Niente, nulla. Niente, nulla. Ma come faccio? Non c'è niente, è chiuso la porta. Cosa devo fare? Io non c'è famiglia qui. Svizzera che è nostra famiglia, ma se loro chiudono la porta, come facciamo a aprire noi? Non possiamo aprire, sì. Ma in prospettiva, qual è la soluzione? Prima di tutto quello che stanno prospettando, cosa intende fare il cantone? Il cantone fondamentalmente per le persone che sono alloggiate nel bunker non sta facendo niente se non la ricerca di un ulteriore posto, perché dovrà iniziare una costruzione sopra il bunker, che però non è destinata alle persone che sono nel bunker, è destinata ad altre persone che sono già in centri di cosiddetta accoglienza, in particolare a quello di Paradiso. Perché, perché loro non possono stare con i profughi che noi vediamo in giro, eccetera, quelli chiamiamoli normali come statuto? Perché appunto non avendo uno statuto cosiddetto normale, cioè sono dei NEM, per il cantone, ma
potrebbe benissimo invece evitarla questa cosa, non possono, non hanno diritto a stare nei centri di accoglienza, perché è come se i centri di accoglienza fossero solo per le persone che o sono in attesa di ricevere la risposta sull'asilo o hanno ottenuto un permesso ma non sono ancora in grado di uscire e di, per l'integrazione, perché magari non hanno ancora la lingua, il lavoro eccetera. Però l'assurdità è che qua c'è gente che potrebbe avere un lavoro, gli è stato anche offerto, ma non possono farlo. E se loro non potranno più stare sotto nel bunker, ma nemmeno sopra, che tipo di struttura devono trovare le autorità? Allora, devono stare tutti assieme, per esempio, o possono essere distribuiti sul territorio? Potrebbero benissimo essere distribuiti, non è detto che debbano stare per forza tutti insieme. È una scelta del cantone tenerli tutti insieme, perché ovviamente avendo tutti un po' una stessa situazione, quando arriva la polizia dei rimpatri, quando devono fare verbali, è come controllarli. Esatto, sono sotto controllo. Infatti la soluzione che proponiamo è proprio quella di farli uscire e dare un permesso, come ha fatto il Canton Ginevra, dando un permesso come caso di rigore per attività lucrativa, nel senso che piuttosto che avere la possibilità che vengano presi nel mercato nero del lavoro, permettere loro di lavorare e contribuire anche alla vita economica del cantone. Il Ticino è l'unico dove c'è ancora il bunker? Sì, perché sono stati chiusi tutti dopo che la Commissione contro le torture aveva detto di chiudere i bunker perché non erano posti che da potevano... Da quanti anni sono stati chiusi negli altri cantoni? Adesso esattamente, ma non ricordo, ma stiamo parlando almeno di 4 anni, sì. E come mai da noi non si riesce a chiuderlo? Ah, questo lo vado a chiedere al cantone, perché è una scelta politica, secondo me. Qualcuno ogni tanto se ne va, diciamolo chiaramente, sì. Riesce a fuggire? Qualcuno riesce a fuggire, secondo me sono le persone che ancora hanno la forza di reagire. Io oggi, mentre li guardavo, purtroppo mi sembrano persone quasi rassegnate. Ancora hanno un filo di speranza nel rimanere qua, che qualcosa possa cambiare, però probabilmente sono già quasi rassegnati. Il problema è che nel momento in cui si spezzano, il rischio è che se poi il cantone trova una soluzione adeguata, magari è già troppo tardi. Allora io vi devo salutare qui. Ciao. Grazie di tutto. Ciao. Ciao ciao, arrivederci. Grazie. Grazie, arrivederci. Allora, sì, qui ci dobbiamo fermare in realtà, perché il bunker è a una settantina di metri, ma non possiamo nemmeno avvicinarci, perché evidentemente costituisce un problema. È un po' difficile capire quale tipo di problema ci potrebbe essere, anche solo a filmarli mentre entrano nel bunker. E quindi li abbiamo salutati e congedati. Questo è il racconto nostro da Camorino.